133 km, i primi 70 in linea e quindi due giri da 31 in tutto 8 cotte, ma nella sostanza sembra dover essere come sempre. Sempre solo lui il muro di Will, giudice supremo della Freccia Vallone edizione 25, campo partenti eccellente a partire dalla fresca Madame Roubaix Elisa Longo Borghini. Assente l'iridata Balsamo, presente invece Marta Cavalli, la nostra signora dell'Amstel Gold Race due domeniche fa. 139 le partenti, 5 di loro vanno presto all'attacco, altre 10 si aggiungono e ai 40 scarsi dal traguardo fa un po' paura il plotoncino di 15 che c'è davanti e che ha ancora un vantaggio attorno ai 2 minuti. Selezione sulla Côte de Cherab, secondo e penultimo passaggio, sotto i colpi dell'olandese Koster della Jumbo Visma. Restano in 10 davanti quando si va per la penultima volta verso il muro di Huy e non fanno a questo punto più parte della fuga le nostre Ragusa Carbonari, Pier Giovanni e Zanardi, che erano state invece tra le promotori della prima azione nata poco oltre la partenza. Un problema meccanico intanto per la sudafricana Ashley Molman, ai 20 dalla conclusione ancora un minuto e spiccioli di vantaggio per le 10 davanti che salgono sulla Côte de Ref, è rimasta fuori dalla fuga la FDG, la squadra della nostra Marta Cavalli, e sono proprio loro le FDG, in particolare con Brody Chapman, le più attive nel condurre e alimentare l'inseguimento. Verso la cima di Côte de Ref, la prima delle tre salite del circuito, è sempre la Koster a fare l'andatura, ma le battistrada hanno un vantaggio ormai sempre più ridotto. Quando si sale per l'ultima volta sulla Côte de Cherab, siamo nei 7 chilometri conclusivi, si discioglie il protoncino delle 10, prova a forzare Yara Kastelein, ma rinvengono in pratica tutte assieme da dietro in modo veemente le migliori. Si forma un plotoncino con anche le nostre Longo Borghini e Cavalli, c'è la Van Vleuten, c'è Föllering, la polacca Nievia Doma tra le altre. Proprio in cima alla Côte de Cherab prova ad allungare la neozelandese Fisher Black, la ventenne della SD Works, e a questo punto mette per la prima volta il naso fuori anche Annemiek van Vleuten, da una bottarella ma risponde con estrema facilità, in particolare Marta Cavalli. La fila si rimpolpa davanti, qualche rientro da dietro, un po' di tatticismo tra quelle che si erano avvantaggiate, e ai piedi dell'ultimo muro si presentano in 17. Tutti si aspettano che a rompere gli indugi sia Annemiek van Vleuten ed è quello che accade a metà muro sul tratto più ripido, oltre il 20%. Si volta van Vleuten, spera di aver fatto il vuoto, sembra esserci riuscita, se non che cambia passo, allunga e rinviene bene su di lei, ancora lei, Marta Cavalli. Siamo ai 250 dalla conclusione, Marta si volta, sembra poter agevolmente controllare la situazione ed eventualmente rispondere ad un ultimo assalto che puntuale arriva da parte della Van Vleuten, ma altrettanto puntuale, inesorabile la reazione di Marta Cavalli, che va a prendersi la Freccia Vallone 10 giorni dopo aver vinto l'Amstel Gold Race. Deve accontentarsi del secondo posto Annemiek van Vleuten e a questo punto Marta Cavalli è la prima donna del ciclismo italiano ad aver vinto in carriera sia l'Amstel Gold Race che la Freccia Vallone. Per ciò che riguarda la Freccia, si tratta del quarto trionfo italiano dopo i tre di Fabiana Luperini. Buon quinto posto anche per Elisa Longo Borghini e prosegue un'annata semplicemente straordinaria per Marta, che è stata anche quinta alla Roubaix, sesta al Giro delle Fiandre. Straordinario è anche l'anno che continua a vivere il ciclismo italiano al femminile, l'unico che ci sta regalando grandi soddisfazioni. Sin qui abbiamo vinto la Gand, l'Amstel, la Roubaix, la Freccia Vallone e magari qui non ci fermeremo.